Buongiorno a tutti. Da ieri, domenica 8 marzo, Rimini è insieme ad altre province italiane in una zona di contenimento del virus, del coronavirus rafforzato. Non è una zona rossa, ma ci si avvicina, è una zona, diciamo così, arancione. Però questo, guardo la rassegna stampa, è quello che è successo ieri nella nostra città. Primo giorno blindato, riminesi tutti in spiaggia. Questo è un messaggio che il sindaco ovviamente non ha piacere di dare, ma deve dare, perché se non lo desse sarebbe colpevole irresponsabilmente. Non vi faccio né prediche né retorica. La battaglia all'espandersi del virus, all'epidemia, al coronavirus, la si fa a partire dai comportamenti individuali. Dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Non possiamo far finta che le cose non ci riguardino. Il virus si diffonde e colpisce le persone più fragili. Da ieri c'è un decreto, guardate, non è il tempo delle polemiche, lo dico ai cittadini, anche ai miei familiari che mi guardano. Anch'io vorrei avere le risposte a tutte le domande che il decreto pone, ma prima di tutto oggi pensiamo alla vita, pensiamo alla salute. Poi man mano, nel corso delle ore, siamo stati in videoconferenza tutta notte, questa mattina, lo saremo oggi pomeriggio, chiederemo al governo anche i dettagli. Il decreto dice che ci si può spostare all'interno del territorio provinciale per lavorare, i negozi possono essere aperti, bar e ristoranti chiudono alle 18 e aprono alle 6 della mattina, ci si può muovere per esigenze di necessità, ma non ci si può muovere e non ci si può comportare come ieri. Questa, guardate, non è una necessità, è una voglia. Prima giornata di sole dopo l'inverno, i riminesi al mare, ma oggi con l'epidemia non possiamo più farlo. Perché guardate, la vera emergenza è questa qui. La vera emergenza sono i pochi posti letto. Questo virus è infame, è anche codardo, è sconosciuto. Magari uno è asintomatico, ma può contagiare gli altri. E allora dobbiamo 15 giorni, un mese, tenere duro per ripartire. Faccio un esempio anche estremo che qualcuno mi ha sconsigliato di fare, ma lo voglio fare. Abbiamo visto la nostra città nella sua storia millenaria in momenti di splendore e di tragedia. Mi vengono in mente le immagini di una guerra. Non siamo in guerra, nel senso che non cadono le bombe, ma dobbiamo essere in guerra contro l'epidemia. Quando cadono, e uso questa metafora, quando cadono le bombe, cioè quando si è in guerra, ci si prova la prima cosa da fare a proteggersi, si va in un rifugio. Di fronte ad un virus, al coronavirus, la prima cosa per difendere la salute è stare in casa, è non frequentarci, è limitare le relazioni sociali. Allora mi viene in mente questa fotografia, la guerra. Qui una mamma, un adulto, una nonna proteggeva le persone più fragili, il bambino, in tempi di guerra e di bombe. In tempi di virus, dove le bombe non si vedono, ma ci si contagia anche solo, magari stando vicini, i più fragili sono gli anziani. Per questo rivolgo un appello a tutti noi. Facciamo un patto generazionale. Come gli adulti allora in guerra proteggevano i bambini, oggi le persone più sane non frequentino i posti come una volta per proteggere gli anziani. Proteggiamo i nostri genitori, le persone che magari hanno una patologia. Questo è un patto che Rimini si può permettere. Ecco, le regole oggi sono chiare e vanno rispettate. Noi non potremo tollerare, perché io avrei una responsabilità, il prefetto, le forze dell'ordine, non potremo tollerare comportamenti irresponsabili. Oggi il decreto ci dice anche che locali, luoghi, situazioni che creano affollamento possono essere chiuse. Chiuderemo anche bar, ristoranti, locali che non fanno rispettare queste regole. È una mossa, come dire, che non avremmo voluto né annunciare né fare, ma è doveroso farla. Dobbiamo rispettare le regole. E guardate, dobbiamo soffrire, dobbiamo stringerci, dobbiamo stare distanti, ma magari ci capiamo anche un po' di più, siamo più disponibili a comprenderci, a confrontarci. Questa situazione inedita possiamo anche piegarla in questo modo. E per la nostra economia, il governo sta prendendo dei provvedimenti, pagamenti dilazionati, sospensione dei pagamenti, cassa integrazione, sospensione dei mutui.
Io sarò inflessibile, tanto mi conoscete, nel difendere ad esempio il turismo. È il settore più esposto perché non esporta merci, ma importa persone, costruisce relazioni. E allora chiederemo provvedimenti speciali per Firenze, per Venezia, ma anche per la nostra città. Siamo la società dei diritti, delle libertà individuali, oggi abbiamo dei doveri, proteggere i più fragili, gli anziani. Abbiamo il dovere di non comportarci senza responsabilità. Io non do colpa a nessuno, anche io sarei voluto andare, come dire, in un luogo a prendere un bel caffè affollato in una giornata di sole. Oggi, per 15 giorni, un mese, non si può fare e non permetteremo che qualcuno possa continuare a farlo. So che Rimini è forte, so che Rimini è responsabile. Se facciamo questo, non intasiamo gli ospedali, non occupiamo i posti letto che non sono infiniti, non occupiamo le terapie intensive. Ci si può uscire da questa storia e ci usciremo. Ci si può anche ammalare, stare a casa e stare bene, ma qualcuno può finire intubato. Quanti più sono i contagi, quanti più saranno i posti letto occupati che non sono infiniti. Quindi è il momento della responsabilità, dei nostri comportamenti, per le nostre famiglie, per la nostra comunità, per ripartire sicuramente dopo con un rimbalzo, una forza più forte di prima.